va sempre più in alto si va e vola vola con me. Ciao ragazzi. Ciao. No. Benissimo, grazie. Oggi facciamo cosa insolita, non mi faccio trovare. Come ben sapete, in Russia alcuni vostri musicisti erano molto più popolari che qua. Okay. Volevamo capire se conoscete le nostre canzoni che ogni russo sa a memoria. Farvi ascoltare dei cantanti sarebbe troppo facile, perciò abbiamo chiesto aiuto dal nostro pubblico. No. Quindi vedremo i russi che cantano le canzoni italiane? Sì. Bellissimo. Importante che questa gente non sa parlare l'italiano, non sanno nemmeno cantare, ma lo fanno con l'affetto e grande passione. Tipico passione italiana, capiremo un cazzo, io capito. Quindi sono 8 canzoni italiane, molto conosciute negli anni 80, e diciamo che da noi erano molto popolari. Quando siete pronti? Per puro caso? Quando siete pronti? Meglio in diretti. Ok, va bene, partiamo. Dai. No, questo mi sta già simpatico. Già lo sfondo, cioè, va grande. È partito a grande, dai. Andiamo? Ah, ma questo è Anton! Anton! Ciao, Anton! Senza che Anton non lo conosco. Oh. Grande Anton! L'espressione. Ma cos'è? Cioccolato. Questa è famosissima. Girato al cioccolato di Pupo è Ma tra l'altro anche Pupo va di brutto in Russia, vero? Fai tour proprio. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu. Gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu. Gelato al cioccolato. Amore mio. Allora, sta facendo molto meglio di quanto farei io cantando una canzone russa. Però, posso dire una cosa? Mi sembra al contrario. Sai quando è tipo, si ascoltano le melodie al contrario? Sì, brava, è il reverse. Ma guarda quanto è presa proprio. E che canzone? Non ne ho idea. Perché? Questo è Io confesso di Celentano. Ma è Marco Masini, no? Non è quello. Celentano! Che non passi più. È Celentano? È Celentano. No, non ho assolutamente riconosciuto la canzone. Allora, Stefano, perché conosci questa canzone? Perché è una delle mie preferite. Sì. Sì, per forza. La so memoria anch'io questa qua. Ma secondo me è la canzone che Celentano ha fatto solo per la Russia. Ah, perché? No, te la canto io. Tu non sei più mia, questa. Bravo. Hai nascosto nel cuore tuo una storia irrinunciabile. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore. Guardate questo, è lo stesso sfondo di Anton. Non è che è il suo amico? Sì. No, vedi che balla anche come lui. Forte e stammi più vicino, sentimi bene. Stringimi forte e stammi più vicino. Sarà perché ti amo, 3-2. Ricchi e poi ridono sempre. Vale c'è un orecchio musicale della Madonna, ragazzi. Bora Bora! E Bora Bora! Ma cos'è? E Bora Bora si sta! Ah, Bora Bora! Era un cartone animato anche questo qua! E Bora Bora!
bella più in alto si va e vola vola queste sono le ricche povere. Mi faceva molto ridere tra sì l'altro. Fantastico, fantastico. Comicità innata proprio. Siamo e vola vola si va sempre più in alto si va e vola vola perché Giana come presidente. Oh. Vabbè dai, questo è l'italiano di Toto Cotugno. Proprio andata. L'italiano Toto Cotugno 1984, via. Pure, cioè, bravo. Abbiamo tutto, sappiamo. Qui canti come me. Bravissimo! Sappiamo, è grandissimo Toto Cotugno, un saluto al nostro amico Toto. Sì, l'adoro! Toto, vieni qua pure tu, cosa ci stai a fare qua a Milano senza di noi? Lasciatevi cantare una canzone piano piano. Dai, lasciatemi cantare, lo dice bene. Vai, mano! Allora, tu devi incidere un disco. Canzone lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Sono un'età. Ma questa è una canzone turca o italiana? È l'unica maniera. Sorprendere ma coso. You can pull. Dai, la so! La so! Non ho mai sentito. Cos'è? Questa non la so. Cos'è? È una canzone da Wizin, eh? Eros Ramazzotti e Cher. Oh, madonna mia! Grande! Più che puoi. Sentilo! Io ho capito solo questo. Ciao, anche a te, ciao. Ma che canzone è? Ciao, non lo so. Più che puoi, non lasciare mai la presa. C'è tutta. Ma che bagnetto, no? Che. Poi è bravo questo qua. Cioè. Ma tra l'altro se canti la felicità non puoi cantarlo così perché non è più felicità. Scusa, tira fuori sta voce, dai. Senti che voce che ha. Il cacciante di la felicità. Comunque c'è felicità, day. E Romano, E Albina. Felicità. Albano e Romina Power. Albano e Romina Power. La felicità. E cantare due voci quando mi piace la felicità. Felicità. Che bella vela, maestro di te, per far fuorire seno che pal. Paradiso contro di te, la luna come brill. Ma sei andato in italiano? Babe, no. The night is on fire. Hai trovato? Sugar, zucchero. È zucchero quello. Sexy lady. Lanzo per buio. Vai a morire! Ma zucchero! Sotto questa luna piena di sugar fornaciari! Vai a morire! Che tra l'altro, tu sapevi questa cosa qua? Diciamo ai ragazzi, uno dei concerti più belli che ha fatto Zucchero, questa è veramente bella, una chicca ragazzi, l'ha fatto con Andrea Braido la chitarra, grandissimo chitarrista italiano, e l'ha fatto nel 1993 a Mosca. Davvero? Sì. No. Quello è il mio concerto preferito di Zucchero, in assoluto. Andate a guardarlo, ragazzi. Sotto questa luna piena. L'ultima. L'ultima, ma come precisa? Oddio, aspetta! Tu non sei pronto per decollare? Na 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 na
Perché no, 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 andiamo insieme una volta e cantiamo, andiamo. Io so solo, non so le parole, però faccio il mondo Manas. Tozzi, Umberto Tozzi. Sì, ma non so come si chiama la canzone. To. Umberto Tozzi. Mamma mia, l'hai vinte tutte lei. Oh, fai la trasmissione da sola. Vado. Bene. Una canzone di quando ero piccolo, Andrea, sono i ricordi. Per quale? Chi mi brucia sei tu, anche la mia marcia è più. All together. Questo è stato uno dei video più divertenti che ho fatto. No ragazzi, grazie per questi video qua che sono divertenti di brutto, ci fanno morire da ridere, poi ci tengono allenati la mente per capire che canzone realmente così è. Iscrivetevi al canale insieme a noi, mettete like, na na na. Che convinzione, ragazzi. No, comunque ragazzi, grazie, siete fantastici. Io mi sono divertito anch'io. Allora ragazzi, finalmente abbiamo qualcosa per voi, a parte la presenza di Maria. Ecco, ciao, dopo tanto tempo. Ok. Se voi ci scrivete nei commenti il perché vi piace la musica italiana, e deve essere una cosa, una spiegazione comunque originale, potete vincere uno di questi premi. I cinque che ce lo spiegano meglio vinceranno questa bellissima medaglietta di cioccolato belga, e poi pezzo forte, voglio un po' vedere... una cartolina targata Kuzno, firmata da tutti noi. Se il concorso poi vi piace, ce ne saranno altri. Tanti con altri regali.